Io penso sempre che bisogna avere grande rispetto della magistratura e del lavoro che fa, non trarne conclusioni prima ancora di saperlo, però che un grande tema continua ad esserci ed è il livello di infiltrazione della criminalità anche in imprese che magari si raccontano diversamente, questo c'è, e ciò che però è essenziale è che non si determini il fatto che siccome le imprese sono corrotte si perde anche il lavoro. Era l'oggetto della nostra proposta Io riattivo il lavoro, è uno dei temi che la Commissione Antimafia nel preparare il disegno di legge in Parlamento ha assunto, esattamente perché la prima risposta che bisogna dare alla criminalità organizzata è che non dipende da loro il lavoro, ma dipende invece dalla legalità e dalla efficacia e dell'efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione. Sicilia terra di immigrazione, ma anche di migranti, tanti i ragazzi che vanno via da questa terra. Torniamo al tema del lavoro, dei diritti. Quando si ascoltano i giovani ricercatori in giro per il mondo, i tanti ragazzi che hanno fatto la valigia, la risposta che danno sempre è che volevano un posto dove avere una speranza di realizzare i loro obiettivi, di avere una condizione di vita dignitosa, una condizione di lavoro dignitosa. È esattamente questa una delle ragioni per cui bisogna essere capaci di nuovo nel nostro paese di dare ai giovani una speranza di lavoro dignitoso con i diritti.